Tutti parlano di Joker e quest'oggi qui sul mio canale lo farò anch'io. Per i più pigri posso anticiparvi con una frase il contenuto di questa recensione. Ammazza che film! Joker è un lungometraggio con la scorza del cinecomic e con l'anima del dramma sociale umano. Detto ciò, possiamo dire tranquillamente che questo standalone prende in pieno lo spirito del personaggio di Batman, pur non attingendo didascalicamente a tutta la serie dei fumetti. Ed è un'opera che fa emozionare. E non parlo soltanto di felicità, tristezza, rabbia, ma di emozioni contrastate e ambigue, di dubbi riguardo se stessi e il proprio ruolo nel mondo. Se stai vivendo un momento particolare, questo film potrà davvero evidenziare delle ferite profonde dentro di te, ma più in generale possiamo definirlo a pieno titolo una tragedia contemporanea, proprio in virtù della sua straordinaria sensibilità umana, dal forte sostrato di denuncia sociale. Infatti vi è contenuta un'accusa alla società contemporanea, all'America di oggi, dove un uomo può scivolare nel più oscuro delirio psicotico senza alcuna assistenza medica, appannaggio solo dei più ricchi. Ma questo discorso, importante sì, risulterebbe noioso, buonista, moraleggiante, se non fosse immerso in un racconto travolgente, convinto e realizzato egregiamente dal regista e dal cast. Todd Phillips sceglie un registro costantemente al limite con il surreale e il grottesco, intriso di humor noir, eppure, come hanno detto in molti, ha diretto molto bene un film su Joker che è il più realista di tutti. Ciò è stato possibile non solo per merito del copione scritto molto bene, ma anche grazie a un'interpretazione riuscitissima di Joaquin Phoenix, che ha perso 24 kg e si è trasformato fisicamente, ma soprattutto si è calato psicologicamente nella parte. E qui possono aver inciso la sua sensibilità e il suo trascorso, che lo favoriscono nel comprendere, senza giudicare, il personaggio di Joker. Inoltre c'è da dire che il suo volto e le sue fattezze si prestano ottimamente a recitare questi ruoli problematici e ha dalla sua una grandissima dedizione che lo porta a lavorare molto bene. Insomma, secondo me, è un attore talentuosissimo e per quello che ho visto finora meriterebbe di vincere l'Oscar, che non ha ancora vinto in carriera. L'ho preferito a Leonardo DiCaprio di C'era una volta Hollywood, quindi tiferò per lui per tutti i premi. Ma parlando di premi, questo film, come sapete perché ci ho fatto anche dei video, ha vinto il Leone d'Oro. E ci deve essere un motivo, no? Il motivo risiede sicuramente nella cura e nell'ispirazione che hanno portato alla sua creazione. Todd Phillips ci ha abituati a commedie di successo, e non solo, tipo Una notte da leoni. Beh, io credo che la tematica della comicità, della risata, sia stata molto sentita da lui e penso che abbia avvertito l'esigenza di veicolare alcune sue opinioni tramite certe frasi del protagonista. Ma, fortunatamente, non si è limitata a qui la sua firma. La regia, infatti, ha carattere e mi è piaciuta molto perché attraverso le inquadrature, i movimenti di macchina, con l'aiuto della fotografia, bellissima, e della colonna sonora, è riuscita a rendere perfettamente la psicologia di Joker. Infatti possiamo notare un andamento altalenante tra scene inquietanti e ruvide e scene più umoristiche, con un fondo di tristezza e di follia. Il tutto è ricalcato da musiche di grande effetto che accentuano questa sorta di bipolarismo di Arthur, di frattura tra il bene e il male, perché non è così semplice dire se il personaggio sia buono o sia cattivo. Quando compie alcuni gesti indubbiamente deprecabili, si ha un impulso a comprenderlo, se non addirittura empatizzare con lui, col cattivo. E allora questa umanità del cattivo, che abbiamo visto per esempio in Breaking Bad, non sarebbe stata possibile se il film non fosse stato costruito magistralmente. Certamente Phillips si è aiutato con il suo background filmico e difatti le citazioni sono diverse, soprattutto alla New York di Scorsese, a Taxi Driver e a Re per una notte, ma lui ha saputo rielaborare. E del finale poi adesso non posso parlare perché non voglio fare spoiler, ma lo farò in futuro perché c'è tanto da dire, ci sono tante teorie, anche se sostengo che tutto ciò sia quasi superfluo. In conclusione, Joker è un film originale che affronta la genesi di un personaggio pluriraccontato nella storia del cinema, ma lo fa in maniera speciale, con un tocco spietato ma irresistibile. I'm falling up, I'm falling down.